Al telefono c'è Cristina, buongiorno. Buongiorno. Ciao Cri, come stai? Benissimo. Benissimo. In forma smagliante. Stata così bene. È vero. 40 anni, hai raggiunto la maturità fisica, mentale, sessuale, tutto bene. Tutte. Non c'è niente che non vada bene. Niente, ma infatti ho paura di tirarmela da sola, perché quando va tutto bene, sì, e poi da una parte sei sempre lì, almeno io sono qui pronta, perché... Sì, anch'io, cioè, sono così, guarda, la botta arriva, dai. Sicuramente ne abbiamo parlato negli anni, perché è proprio un tratto anche del mio carattere, che poi vai a capire come mai. Hai sempre paura di essere troppo contento, no? Sì, è vero, poi anche un di senso di colpa, perché... Vedi, c'è una roba che non va nella vita, che è la connessione telefonica. Cristina, ci sei? Sì. Ecco, adesso sì, ci sei. No, dicevo, hai paura di essere troppo felice poi a un certo punto, di star troppo bene. Sì, è anche un filo di senso di colpa, perché dici, ma è possibile che magari gli altri, cioè, hanno i problemi classici della vita, io invece io sono sempre felice. Tutto bene. Tutte le cose che sento, la gente si lamenta, a me sembrano cose superficiali, sì. Un'egocentrica tremenda, però insomma, dire che vabbè, dai, è una cosa piccola, perché ti fa il sangue amaro? No, sono d'accordo con te. Guarda, anch'io, io racconto sempre questa cosa che mi è capitata una volta, in cui ero al mare, stavo facendo il bagno con la mascherina, neanche il boccaglio, la mascherina, vedo 5 euro ficcate giù, che qualcuno l'avrà perse, sono andate a fondo e sono ficcate fra due rocce. Ah, non era uno scherzo? No, erano 5 euro sotto il mare, te lo giuro, quindi vado giù, prendo 5 euro e vengo su dall'acqua tutto felice, ho trovato 5 euro. Vengo via dalla spiaggia, vado in macchina, avevo trovato una multa da 35 e lì ho detto, vedi, è proprio l'universo che ti dà una carezza da una parte e ti arriva uno schiaffo da là. Però in realtà la multa a questo punto era di 30, quindi certo, se la vogliamo vedere così, mi ha aiutato. Però guarda, invece sul senso di colpa, Cri, anch'io ce l'ho avuto. Invece ultimamente, quando mi succede una cosa bella, mi trovo in un contesto bello, facile, comodo, così mi guardo proprio intorno e dico, mi merito tutto. Prova anche tu, quando sei lì in una situazione dove tu stai bene, guardati dentro, ma sai che mi merito tutto di questo momento, ogni secondo di questa roba qua me la merito proprio. E il fatto che ce l'abbia io e non tu è giusto. Scusa, ma non hai paura di portarti ancora più sfiga? Non lo so. Karma così, no, lo so, ma no. Sono entrato in un relativismo cosmico, Cristina, per cui sarà quel che sarà, non credo più in niente, sarà quello che sarà. Sarà quello che sarà. Così, vediamo cosa succede. È per questo che ti aiuta a goderti quando hai le cose e dire, minchia, me le merito di brutto. Magari domani non ci sono più, ma adesso è tutto giusto, tutto giusto. Cristina, ti mando un bacione grande. Ciao a te. Ci vediamo domenica sera. Proprio. Vieni a Roma? Sì. Ah, che figata, sì, sì. Allora ci vediamo domenica sera. Com'è il posto? Io lì non lo conosco, mi hanno detto che è bello il teatro. Nemmeno io lo conosco, perché l'auditorium, la mia città è certo, tu sei di Viterbo, sì. Ti fai. Quanto ci metti? Che sbattimento ti fai per venire lì? Allora, dipende dal traffico. Mi hanno consigliato di partire intorno alle 5:30 per arrivare con calma, trovare parcheggio con calma, perché pare che sia complicato. E poi volevamo prendere, che ne so, una pizza. Certo, mangi una robina così e poi alle 9 pronti. Sì. Va bene. Esatto. Cri, ci vediamo domenica allora. Va benissimo. Ciao.